rotazione, 5 punti calcio al viso con rotazione. Eh sì, perché il taekwondo, quello della nuova generazione, è cambiato in parte il regolamento, ma anche dal punto di vista tecnologico, sensori che, come dicevi te, sono presenti nella corazza e nel caschetto e nei piedini, come alcuni di voi lo chiamano o li chiamano, permette l'assegnazione del punto. C'è forza come nella vecchia scuola, c'è soprattutto tanta precisione. Assolutamente sì, c'è forza perché comunque il nostro è uno sport che va per categorie di peso, quindi la forza che deve arrivare in 44 kg non può essere la stessa di un peso massimo, quindi forza, come hai detto benissimo, e precisione. Noi siamo in attesa delle prime due semifinaliste, sono la Lee e la Park per la categoria meno 57 donne. Perché c'è questo ritardo? Non è un ritardo, siamo perfettamente in linea in realtà con la scaletta, ma dietro negli spogliatoi c'è tutto quello che io chiamo un rituale. In realtà lo prende il regolamento, il controllo dei parastinchi, ancora prima la chiamata avviene tre volte con un largo anticipo rispetto all'incontro, e fino all'arrivo sul tatami, sull'ottagono, questo rituale viene riproposto, diciamo, continua, anche con la presenza del caschetto sotto il braccio sinistro. Insomma, il taekwondo è tanto rituale. Assolutamente sì, tanto rituale. Diciamo che è una questione proprio di ordine, proprio il taekwondo è disciplina, ecco, disciplina. Quindi uno davanti al pubblico mette il caschetto in ordine sotto il braccio, proprio per una questione di disciplina, di rispetto nei confronti del pubblico e della verità presente. Ed ecco che sono entrate le prime due taekwondoin per la prima semifinale della seconda giornata del World Grand Prix, ed è un derby. Maremo lì la seconda del ranking olimpico contro la Skylar Park, un atleta di 19 anni, la Park canadese, quindi non è un derby della sciocchezza, contro la Lee che è la seconda invece del ranking olimpico, la Park è settima. La Lee ha 27 anni, la Park ne ha 19. Due mondi apparentemente diversi, ma sono qui. Chi la spunterà, secondo te? Allora, come dicevi te benissimo, la Park è una giovane atleta, però cioè, oggi come oggi il taekwondo vince chi è più forte, fondamentalmente. Quindi 19, 27, l'esperienza si conta. La Lee, possiamo dire che è l'antagonista della Jones, che avevamo citato in apertura della nostra telecronaca. L'antagonista della Jones l'ha affrontata diverse volte, si sono scambiate una serie di colpi in incontri importanti. È l'alternativa lei alla campionessa britannica? Sì, probabilmente sì, la coreana, la scuola della Corea, sono, se non i più forti, sono tra i più forti, le medaglie parlano chiaro. Sì, lei potrebbe essere l'alternativa, quindi vediamo oggi cosa succede. Intanto ultimo check per le protezioni, sono pronti al cheerio, e poi quando l'arbitro dirà si shack, sarà battaglia, via, si comincia. Il primo attacco è della canadese Park con un laterale, una serie di calci. Prova a trovare il primo pertugio verso la corazza della Lee, che si difende bene, mantengono la distanza. C'è la prima risposta della coreana. La coreana cerca di imprimere la sua supremazia, essendo la seconda del ranking, quindi vuole dimostrare che lei è quella che guida l'incontro. Ecco. Argento a Manchester negli ultimi mondiali, nella categoria meno da 57 kg. Sconfitta proprio dall'inglese Jay Jones. È cominciata dunque la prima ripresa di questa prima semifinale, una situazione di clinch, di abbraccio, non sono messi sentimentalismi sul tatami, tanto rispetto dentro e anche fuori, ma l'abbraccio proprio no. Il clinch è la situazione da cominciare, quando poi si ferma l'incontro interviene l'arbitro. La coreana è andata vicino a un calcio al viso, lì siamo in una questione di millimetri probabilmente. Sì, sì. Ed è lì che si tenta di colpire al caschetto, perché come ricordavi tu è lì che arrivano i punti pesanti, è quello che fa la differenza tra un campione e un atleta che Skylar Park, the confidence growing getting into those world championship medal matches. Detto questo, però, anche la federazione internazionale nel 2016 ha parlato della Park molto bene. Sulla rivista ufficiale della federazione si è parlato di lei come della stella del futuro. Lo deve dimostrare, forse oggi a tempo, ma lo deve dimostrare. Diciamo, lo ha già dimostrato ampiamente presentandosi, arrivando in semifinale a un GP, ecco, quindi tanto di cappello per l'atleta canadese. Siamo ancora sullo 0-0, non si schiode il risultato, mancano 30 secondi al termine della prima ripresa, poi ci sarà una sosta, ecco, di un minuto. Arriva il primo calcio della Lee, i primi due punti messi in cassaforte.
ma è lunghissimo l'incontro di taekwondo, tutto può cambiare anche negli ultimi secondi. Il nostro Roberto Botta sa qualcosa, gli ultimi mondiali, due secondi, gli ultimi due secondi sono stati fatali. Speriamo si faccia domani. Un altro abbraccio, l'arbitro interviene, le separa in modo anche per raccogliere un po' di energie dopo le distanze. Ecco l'attacco con un laterale della Park, va a buon fine, sembrava entrato ma non è stato assegnato il punto. Prova un attacco alzando la gamba sinistra, finisce la prima ripresa 2-0. Diciamo che questo momento stiamo aspettando gli spettatori. Ha battuto le prime, grandi ragioniere, grandi tattiche fino a questo punto, ma è pur sempre il primo round e ricordiamo che sono state protagoniste anche delle fasi eliminatorie fino ad oggi ed è una giornata molto calda a Roma. Tu mi dicevi prima, quando parlavamo fuori dal nostro racconto, in realtà poi è l'incontro che ti galvanizza e ti fa recuperare le energie, però oggi fa tanto caldo, poi qui sì, arbitraggio, sì, qualcosa di fantastico davvero, il tempo ci sta aiutando, fa caldo, però meglio caldo che senza sole. Assolutamente sì. E questo è il momento di pausa in cui raccolgono energie e i consigli del coach. Chi ci ha ascoltato ieri forse ricorderà la definizione che abbiamo dato: il taekwondo yin è un uomo, una donna sola sul tatami, ma non tanto perché il coach forse è l'unica persona che riesce a imprimere qualche pensiero, qualche messaggio utile per la prosecuzione dell'incontro, che è ricominciato, seconda ripresa, altri due minuti, il vantaggio della Lee, ci prova ancora la Park, prova a alzare la gamba sinistra, a calare dall'alto il tallone per colpire il caschetto blu. Vediamo che la canadese sta cercando di alzare un po' il ritmo perché è in svantaggio, ecco, quindi sta cercando di trovare il punto vero, segnare il punto. Il vantaggio è minimo, la Lee si difende molto bene, qualche parata efficace, qui c'è una rotazione, non è andata a buon fine. Un'ottima azione, un ottimo incastro, peccato che probabilmente non è passata la potenza perché è arrivato nel frattempo. È arrivato il punticino. La canadese ha messo... No, credo sia stato un ganjam. Hai ragione, perché c'è la segnalazione della penalità in questo caso. Il ganjam è la deduzione di punto. Esatto. Il regolamento ha eliminato il kyungo, che era l'ammonizione. Somma di due, dava la deduzione sostanzialmente. Adesso è rimasta soltanto quest'ultima. Bravissimo. Prova. No, kickboxing, però grazie a te, grazie a Carlo Molfetta. Mi avete allenato. Siete i miei maestri. Bravissimo. 4-0, altro gran jump per l'atleta canadese che nel frattempo c'è stata a terra. A volte per rischiare, il rischio è quello appunto di prendere qualche penalità. Altro punto della coreana, ha segnato il punto come il primo 2-0 dal clinch, gamba sinistra. Ricordiamo che è vietato, vietatissimo colpire sotto la cintura, non si può colpire con la tibia, non si può colpire con il ginocchio, non ci si può difendere nemmeno con il ginocchio, giusto? Assolutamente no, se l'arbitro riconosce che c'è stata una difesa col ginocchio, quindi scorretta, deve assolutamente dare una tentativo di rimonta della Park, che un punticino intanto l'ha messo da parte, prova adesso a sferrare un attacco con i pugni, ci ha provato con il destro ma non è entrato. Altra situazione di clinch, riprendono la distanza, si guardano, prova a entrare con un laterale sinistro, lì. Adesso inizia un po' l'affanno, no? Perché hanno alzato il ritmo, quindi adesso si vede chi ne ha di più vince. Diciamo che la coreana ha già messo un bel tassello sulla vittoria, ma mai dire mai. Ricordiamo che con un calcio da 5 punti l'incontro può tornare in parità. E questo è stato un po' il filo conduttore della prima giornata, devo dire la verità, salvo essere smentito, non sono stati grandissimi incontri quelli di ieri, però ci sono stati dei frangenti, delle riprese ad altissima velocità e tutto è davvero cambiato in pochissimi attimi. Sì, diciamo che a questi livelli, semifinale e finale, ci si gioca tanto, quindi è quasi normale vedere due atleti, che non vogliono rischiare di perdere l'occasione di prendere i punti per la qualifica, ecco, per il Tokyo 2020. Intanto c'è il secondo minuto di pausa, terminata la seconda ripresa, siamo sempre sul 6-2. Quella che è un po' cambiata nella terminologia del taekwondo, anche dal punto di vista, come dire, geometrico,
che una volta si chiamava il quadrato, il campo di gioco, il regolamento lo definisce campo di gioco, adesso è un ottagono. Quello che non cambia, attenzione, mai superare le linee di confine, perché altrimenti anche lì si va in penalità. Esattamente, diciamo che con l'ottagono si dà una continuità maggiore all'incontro. E poi c'è anche qualche atleta più in realtà che come tattica ce l'ha nel DNA quello di provare a spingere l'avversario. Esatto, se ricordiamo che se spinge l'avversario senza calciare quello che viene, diciamo, a momento, viene penalizzato è quello che spinge, ecco, non puoi spingere l'avversario fuori dal quadrato. Io intendevo come tattica il tentativo di portarlo fuori. Ah, ecco, sì, quello diciamo è una tattica ottima. E adesso ci aspettiamo un'accelerata in questa terza ripresa della Park, non è impossibile rimontare, potrebbe esserlo di fronte a una grandissima atleta come la Lì, ma deve giocarsi il tutto per tutto la Park, sicuramente qualche rotazione, puntare in alto al caschetto bravissimo, blu. Bravissimo, abbiamo visto già nel secondo round la canadese c'ha dei calci di rotazione, quindi potrebbe provarli. Qual è la difficoltà di un calcio di rotazione? Cercare di capire dove esattamente il tuo avversario, mantenere l'equilibrio, che è una costante in tutte le tecniche del taekwondo. Hai detto esattamente quello che è fondamentale, perché ricordiamo che per avere la sensazione del punto in più che in rotazione, per un attimo devi perdere di vista l'avversario, è proprio quello, il coefficiente di difficoltà maggiore che ti regala quel punto in più. Ci riprova adesso la Park, da Lì però si difende benissimo, sta rischiando poco, invece chi deve rischiare di più è proprio la Park, 19 anni, pecca forse un po' di esperienza anche in questo tentativo, prova a far cadere dall'alto il suo colpo. Diciamo che tra virgolette la coreana sta cercando un po' di disturbare l'incontro della canadese, bloccando tutte le azioni. E intanto ha messo da parte anche il suo settimo punto, altro tentativo di rotazione da parte della Park, altro tentativo andato a vuoto, più una piroetta che un calcio. Cinque penalità in tutto, più distrazione da parte di entrambe, perché 5 in totale. Ah, 5 in totale, sì, comunque probabilmente anche quello, però diciamo che le regole sono tante, quindi non è proprio facilissimo uscire da un conto senza penalità. E tra le regole ricordiamo, nel calcio lo chiamerebbero VAR, qui c'è l'instant replay, quando subentra quando diciamo il coach può chiedere l'instant video replay, quando non è d'accordo con la decisione dell'arbitro può chiedere per alcuni tipi di proiezione del video replay. Siamo sempre 8-2, 25 secondi al termine, la Park deve assolutamente mirare al caschetto blu Chung per provare a cambiare qualcosa. Stavamo parlando proprio di video replay, il coach coreano ha appena chiesto un concetto per un Gazzano che non è d'accordo, diciamo, e noi, come è successo ieri con Mauro Sarmiento, facciamo un po' gli spioni. Sì. Dobbiamo guardare l'assistente, il suo monitor, per cercare di capire quello che è successo, cercare di capire con un po' di anticipo, se non ci riusciremo, pazienza, vedremo tra un po' quello che è il risultato, ma ricordiamo che nel caso in cui la decisione arbitrale fosse confermata, a quel punto il coach conserverebbe la possibilità di chiamare un altro instant replay. E verrebbe annullata, diciamo, la decisione dell'arbitro. Credo che verrà confermata la decisione dell'arbitro. Cos'è che si contestava in questo periodo? Esatto, infatti si contestava la penalità data alla coreana per la trattenuta. 8-3, che evidentemente c'è stata, e quindi è stato registrato. Ci prova la Park, prova ad accelerare, sono i secondi decisivi, ne mancano circa 15. Da Lì con grande tattica continua a smorzare ogni tentativo della Park, che forse non ne ha nemmeno più. Sì, direi anche esperienza, ha dato tanto la Park. Ricordiamo che per arrivare lì ha dovuto sconfiggere altre tre atlete, quindi questo è il quarto incontro. Abbiamo ricordato anche l'età, 27 anni l'una, l'altra 19, questo conta. Assolutamente sì, questo va anche qua. Quando quick jog into the final, quello dice un quarantenne, però 19 anni magari si dice davvero un'esperienza. La ragazza comunque si farà. La ragazza si farà tanto di cappello contro She has entered that under 57 kilogram final. A good bronze medal for Skylar Park to add to the one.
e finisce così il primo incontro nella categoria meno 57 kg chi va in finale. Corea appena vinto il contro, il prossimo incontro vedremo le due atlete USA Turchia. La Lee comunque ha meritato questa finale, lo possiamo assolutamente dire sì. Chiaramente perché favorita numero uno di questo Grand Prix per chi si fosse collegato soltanto